Darei ora la parola, come si dice, a Mario Cavagna di Pronatura Piemonte, che ci parla di una dolorosa realtà che abbiamo qui davanti ai nostri occhi, praticamente in valle, sullo spreco idrico nei cantieri del TAV. Grazie Mario per essere venuto stasera e a te la parola. Grazie. Sì, modellizzare il problema dell'acqua non è una cosa banale. Prima di parlare di questo che è uno colossale spreco idrico per un progetto specifico, le grandi opere sono o fortemente necessarie o fortemente dannose. Non tutte hanno gli stessi impatti, chi una, chi all'altra. Questa ha impatti particolari, fondamentalmente quelli ambientali sono quattro: acqua, amianto, uranio, PM10. Prima però è meglio avere un brevissimo quadro. Quando parliamo di acqua, non è tutta la stessa acqua. C'è l'acqua non potabile, quella d'uso agricolo. Questa è privatizzata alla grande. Il po' che abbiamo visto in Magra quest'estate è sicuramente per motivi climatici, ma anche per il tipo di colture e per un prelievo selvaggio, senza regole, quasi senza regole. Che determina poi gli effetti che vediamo. E poi c'è tutta l'acqua cosiddetta potabile, cioè tutta l'acqua che serve a noi per vivere e lavorare, perché avendo un solo sistema di distribuzione dell'acqua, sia noi, sia l'industria, sia tutto quel che facciamo, pure il cantiere del TAV, ha bisogno solo di acqua potabile. Allora, quando noi parliamo di questo enorme prelievo idrico, per comprendere cosa sia prendere l'acqua dalla montagna, altrimenti ci troveremo il solito foglietto che dice no, l'acqua la prendiamo qui, ma la restituiamo di là, mica ce la beviamo. No, perché esistono due problemi essenziali. Uno è la sottrazione dell'acqua che avviene alle zone di montagna. L'altra è l'inquinamento dell'acqua potabile. Allora, bisogna aver presente prima di tutto una cosa. Che l'acqua mineralizzata è un'acqua che fa male, non è potabile, non è utilizzabile. Quindi l'acqua profonda, l'acqua che scorre nelle rocce, è un'acqua che non è utilizzabile. Le rocce e le falde sono piene di, le falde profonde sono piene di acqua, ma la falda, la parte potabile è soltanto quella superficiale. Per fare il caso di Torino, io non mi sono mai più occupato di questo problema, ma non è che mancasse o manchi l'acqua nell'area geografica torinese. Il fatto è che tra l'acqua utilizzabile per la città metropolitana di Torino, che adesso comunque va a cercarsi altri sistemi che siano meno, perché tenere dei pozzi significa anche controllare i pozzi, quindi non è amata la cosa, è compressa tra la parte superficiale, i primi 180 metri circa, penso sia ancora così, non ho mai visto più dati, che è inquinata da vari elementi, ma soprattutto dai solventi con cui sono stati fatti i pezzi dell'industria siderurgica e metalmeccanica piemontese. E la parte oltre 200 metri che è mineralizzata. Il problema quindi non è di avere che ci sia acqua o poca acqua, è che noi se arriviamo a inquinare i primi 200 metri, dal 201 in poi, teoricamente, l'acqua non è più utilizzabile. Ecco, noi dobbiamo salvaguardare questo sottile strato di acqua che è potabile e questo vale anche per il problema del TAV. Noi abbiamo questi dati da uno studio che non è uno studio europeo, fatto dalla commissaria alla costruzione, cioè dalla commissaria alla costruzione della linea Torino-Lione. In risposta a una domanda, a un'istanza del Parlamento europeo, in risposta alle botte e agli spintoni che sono presi da noi nel 2005. Quindi questo non è uno studio indipendente, non è uno studio con simpatie no-tav. Questo sì è uno studio che si basa su basi raccolti, analizzati da, si chiamava LTF, con un sistema di raccolta e di elaborazione che, dove è stato possibile, è stato criticato. Quindi sono dati che ci danno un quadro, ma è il minimo quadro che loro ritengono di poterci dare. Quando noi parliamo della perdita di 60-125 milioni di metri cubi, un milione corrisponde a una delle torri gemelle, che non ci sono più, ma
servono per dare 50 per 50 per 400 metri cubi di acqua che saranno emunte dalle montagne nel tratto del tunnel di base. Ho perso il filo, non importa. Parliamo del dato, di un dato che non ha potuto negare. Non sappiamo in realtà, gli studi non li abbiamo fatti noi, l'acqua non l'abbiamo misurata noi, e l'ETF aveva tutto l'interesse a minimizzare la cosa. Di fatto, quando noi parliamo di questo enorme volume, minimizziamo comunque il problema, perché noi stiamo parlando del tunnel di base, ma il tunnel di base rappresenta un terzo delle doppie gallerie che sono necessarie a Torino-Lione, perché ce n'è altri 50 chilometri, 20 più 15 più 15 nella parte italiana, ce ne sono altri 50 chilometri, Grandon, Chartreuse, Belledon, Chartreuse, e la quarta non me la ricordo, essenzialmente però sono quelle tre lì, dalla parte francese. Quindi noi parliamo non di questi, noi parliamo ora di questi 50, di questi 57 chilometri, ma dovremmo poi fare lo studio triplicando. Il motivo per cui i francesi sono piuttosto arrabbiati è perché loro si sono perfettamente resi conto che la parte del tunnel di base è soltanto una parte del danno. Il danno essenzialmente è perché questa, dicevamo, il problema di grave si verifica perché il tunnel è un tunnel di base, quindi è una quota media più o meno 700 metri a fronte di montagne sui 3.000 metri, raggiungo anche i 3.300, ma comunque 2005 siamo già a livelli dei plateau montani, e quindi con una enorme parte di montagna sovrastante. Il secondo problema è che proprio questa grande colonna d'acqua sovrastante genera una pressione idrostatica. LTF ha calcolato, e la stessa COVID ha criticato, una pressione idrostatica di 500 metri. Ora, per evitare questo, come detto nei progetti, bisogna che se l'acqua sia totalmente emunta la montagna. Le montagne contengono acqua e i fiumi scorrono anche dove non nevica, anche dove ci sono ghiacciai, anche d'estate, perché l'acqua è contenuta in miliardi di miliardi di fratture della roccia che di fatto la fanno sembrare a una spugna dal punto di vista geologico. Queste fratture si riuniscono in cavità, in condotti preferenziali, qualche volta le discava l'erosione chimica, e di fatto generano una pressione. Questa pressione vale 10 metri, ogni 10 metri un'atmosfera, 500 metri vuol già dire 50 atmosfere. E il progetto dell'ETF non prevede o suggerisce, comporta esplicitamente, dichiarandolo, che dovrà essere svuotata tutta l'acqua della montagna. La montagna dovrà essere svuotata fino a 700 metri di quota dove passa galleria, perché non ci deve essere acqua al di sopra del rivestimento di cemento, perché si farebbe rapidamente, se si lasciasse accumulare, farebbe rapidamente una colonna d'acqua che potrebbe far scoppiare la volta di cemento. Questo è il primo problema, cioè la montagna di per sé viene disseccata. La cosa è grave perché tutto quello che noi vediamo scorrere in montagna, in pianura, scorre tutto su una falda d'acqua. Se non ci fosse l'acqua che sorregge l'acqua superficiale non scorrerebbe, sprofonderebbe dopo un po'. Noi vediamo i fiumi che scorrono perché sotto i fiumi c'è, con scorrimento molto più lento, un fiume sotterraneo che sostiene il fiume superficiale. Questo vale anche per i rii. Il rischio appunto del disseccamento delle sorgenti, dei rii, è che togliendo l'acqua dalla montagna lo scorrimento non avviene più. Perché questo è dannoso? E poi ha ripercussioni anche nella parte a monte. Abbiamo detto, per la montagna il problema è grave, il disseccamento. Noi più o meno ce la caviamo ancora abbastanza bene perché i nostri boschi, sì, sono bei boschi, lo dico da Valsusino, però quelli francesi sono molto più belli. E in Francia veramente hanno dei boschi di abete bianco e di pino che sono spettacolari, anche solo nel tratto del tunnel di base.
hanno tutta la ragione di essere enormemente arrabbiati. Da noi il problema esiste, ma sono boschi, son boschi essenzialmente di larice, quindi spettacolari, ma non così importanti. Allora, il problema appunto è che l'acqua mineralizzata è un'acqua che non è potabile. Se noi preleviamo dal tunnel di base, obblighiamo tutta l'acqua che ho tutta, diamolo con le virgole ovviamente, obblighiamo tutta l'acqua invece di scorrere in superficie a scegliere una via preferenziale dello scorrere all'interno della montagna. Così facendo l'acqua si mineralizza. Pertanto, quando noi la ritiriamo, direbbe il mitico Foietta, ma noi ve la ridiamo, quando quest'acqua ci viene ridata inquinata. E questo, abbandonando la montagna che si è disseccato, è la seconda parte del problema. Cioè l'acqua, questi 100 milioni di metri cubi, per inciso io ho provato a rifare i conti, cioè i famosi 120 che escono dalla Maddalena, più circa 200 che escono a Venaus, più 50 che escono dalle griglie autostrade, facendo una tara di 100 perché abbiamo soltanto una galleria e piuttosto piccola Venaus, arriviamo a una valutazione in quel tratto di 3 km che conferma il dato più alto, cioè 100 milioni di metri cubi. Qui parlano 125 perché comprendono anche un tunnel che per il momento non viene costruito da parte italiana perché viene rimandato tra qualche anno. Ora, il rapporto COVI è importante perché, pur essendo fatto da tecnici al soldo, che hanno avuto una committenza e ne avranno una prossima se fanno i bravi, dice due cose che sui progetti italiani non sono mai stato evidenziato. Il rapporto COVI è del marzo 2006, cioè che quest'acqua uscirà carica di solfati, fortemente mineralizzata, e quindi dovrà essere in qualche maniera depurata di qui all'eternità. Cioè, mi spiego, non è che adesso noi possiamo mettere dei depuratori che comunque l'ETF TELT non ha mai progettato, e poi se per qualche motivo non va bene si può dimenticare che non farle funzionare. Quest'acqua qui, nel momento che esce dalla galleria, esce mineralizzata, se va nei fiumi li inquina. Quindi non possiamo, è un lascito che lasciamo alle generazioni future come scorie nucleari. L'altro problema è la temperatura. Più c'è, rispetto a un punto della Terra, più c'è copertura al di sopra, e poi, ed è il caso tra un punto più o meno 700 metri, se ha 2000 metri di roccia sopra, più questa copertura trattiene il calore della Terra. Quindi questo punto 700 metri, se ha sopra di sé 2000 o 2500 metri di roccia, avrà una temperatura tra 60 e 70 gradi. Lo stesso se facciamo il rapporto tra un punto a livello del suolo nostro qui e un punto che è una trivellazione che va a 2000 metri sotto di noi. Questa copertura che c'è di roccia, che trattiene il calore terrestre, determina una temperatura che per la galleria è stata stimata, ed è stata anche riscontrata, intorno ai 70 gradi. Per inciso, il nostro commissario del governo, 3 mesi fa, è andato per visitare per la prima volta la galleria della Maddalena, l'hanno fatto arrivare in pompa magna fino al 3° chilometro, poi gli ho detto: guardi, lei oltre non può andare, di qui in poi per i restanti 4 chilometri vanno soltanto i robot, ufficialmente, e per la temperatura molto elevata. In realtà fa dubitare che non sapessero prima. Lì dentro c'è, si può anche immaginare cosa c'è, visto che avevano interrotto i lavori fretta e furia, comunque i problemi ci sono. Quest'acqua calda è un grossissimo problema. Il problema dell'inquinamento delle centrali nucleari dal punto di vista operativo, lasciando perdere tutti gli altri problemi, è quello che restituiscono acqua calda, vapore tutto. L'acqua calda è un grosso problema. Non è come dice Virano, Foietta, ma ci facciamo le terme, le serre.
Perché l'acqua calda, prima di tutto è un'acqua fortemente incrostata e incrostante, ma poi soprattutto perché l'acqua calda va smaltita soprattutto quando fa caldo. D'inverno, bene o male, uno se ne farebbe ancora qualcosa. In effetti, TELT, di fronte a questi problemi di inquinamento, di sottrazione di acqua, di inquinamento chimico, diciamo così, l'acqua quando sta a contatto con la roccia si carica di minerali. È un processo naturale perché l'acqua pura che cade dal cielo è pura solo quando cade dal cielo, poi scorrendo riesce a conservarsi pulita perché scorre, ma se scorre lentamente attraverso la roccia si carica di minerali. L'acqua in profondità è quasi sempre non potabile, oltre 200 metri, ben inteso. Bene, quindi qui ci troviamo di fronte a un problema che loro non hanno mai affrontato. Io ho parlato con un ingegnere che ha rivisto questa parte dell'ultimo progetto, mi ha confermato che non hanno fatto nessun progetto. Il progetto è già stato approvato a tutti i livelli, il Parlamento ha dato il suo ok, tutto il resto. Tra l'altro, mi piace, questa cosa voglio sempre ricordarlo, il via libera, l'approvazione del Parlamento della parte della spesa italiana per il tunnel transfrontaliero è stato votato nel 2016 per 2,5 miliardi. Un mese, 15 mesi dopo, il CIPE ha sentenziato che questo stesso costo era in realtà 5,6 miliardi. In 15 mesi è stato raddoppiato 2,5 volte. È uno scandalo in questo straccio di miserabile per la povertà Repubblica che un Parlamento si possa dire al Parlamento ufficialmente negli atti fondamentali è scritto nero su bianco il costo, l'intero costo della tratta trasfrontaliera a carico dell'Italia, è scritto proprio così, sarà 2,6 miliardi e poi 15 mesi dopo attraverso tre passaggi aumenti successivo si possa portare questo costo a 2,5 volte più avanti. Questo è per dire come in realtà in Italia si possa fare tutto il contrario di tutto, non ci sono limiti, non stupiamoci mai, non pensiamo mai che sia una cosa impossibile. Stavo pensando come tagliare e arrivare alla fine, quindi ve l'ho detto, il valore di quindi noi dobbiamo pensare che c'è questo doppio effetto, quest'acqua ci verrà restituita inquinata, quindi di fatto viene sottratta agli usi umani, tranne l'agricoltura, perché soltanto l'agricoltura può utilizzare delle acque mineralizzate. Ecco perché, a parte il disseccamento della montagna, questi 100 milioni di metri cubi, ma soltanto per la prima parte, non parliamo ancora del tunnel dell'Orsiero, non parliamo ancora della collina Morenica, non parliamo neanche ancora del tunnel sotto Torino, è un'acqua di fatto che viene persa. Ultima cosa da ricordare è che anche il cantiere utilizza, c'è questa grandissima quantità di acqua che viene sottratta agli usi, viene sottratta allo scorrimento superficiale, ma c'è anche una grande quantità d'acqua che viene sottratta dal tunnel, perché tutti questi cantieri che emungono questa... ecco quello che volevo dirvi, che confermava questo ingegnere che nei progetti di TELT l'unica cosa prevista è un tubo di 2 metri di diametro che getta in Dora. Cioè, con tutto che dal 2006 c'è questo problema, TELT non ha mai progettato niente, soltanto fatto un tubo grande come una persona che getterà le acque da Dora, caldi, inquinati o d'altro. Questo è il sistema dell'acqua. L'ultima cosa, anche il cantiere, come tutti i cantieri, può utilizzare solo acqua potabile. Quindi, perché i cementi speciali con induritori, tra l'altro c'è l'inquinamento dagli indurenti del cemento, perché il cemento deve indurirsi molto rapidamente. Quando vedete quelle belle acque verde smeraldo intorno ai cantieri, quello è cobalto, che è uno spettacolare induritore. Quindi, appunto, ci sarà pure il problema della sottrazione dell'acqua potabile. Io avevo visitato il Gottardo, avevamo avuto un'assemblea con i comuni vicini ed erano disperati perché diceva come sono venuti. Ci hanno chiesto di raddoppiare le tubazioni e ce l'hanno pure messe a carico. Un'ultima cosa, ma proprio brevissima. Io ho partecipato per motivi di età al dibattito sulla legge Merli. Bisogna fare molta attenzione
ai termini e ai concetti. La legge Merlin è quella che consegna il servizio idrico, che costava mediamente 200 lire al metro cubo, alle imprese e consorzi e gestioni privati, portando l'acqua, si diceva, a mille lire al metro cubo. Questo subito viene propagandato per il principio di solidarietà. Si dice con questa maniera, cioè espropriando tutti i comuni che hanno risorse idriche a favore di un unico gestore, si potrà avere una acqua da distribuire a tutti, e il costo dell'acqua permetterà di renderla ben utilizzata da parte degli utenti. Cioè l'acqua, si dice, ha dei problemi perché costa soltanto 200 lire al metro cubo, e nei acquedotti gestiti dai comuni costa neanche 50 lire, parlavamo in lire, 96 al metro cubo. Facendola, rincarandola, avremo società efficienti che faranno grossi impianti, grosse strutture efficienti, non si sprecherà neanche più una goccia, l'utente sarà anche invogliato a fare un'oculata gestione. Quindi bisogna fare molta attenzione, forse è quasi inutile parlare di acqua, di tanti termini che abbiamo detti. L'acqua si viene privatizzata perché costa tanto, perché ci si fa profitti. Se si abbassasse il prezzo dell'acqua, la spinta alla privatizzazione morirebbe lì. Finisco qui.